Buongiorno a tutti. Io credo che voi altri sappiate che io sono il fratello meno importante. Voglio dire, Pietro Gadinei è quello che ha inventato insieme a Giovannini la commedia musicale italiana. La commedia musicale nasce come storia. Dopo intorno gli si mette la musica, dopo intorno gli si mette il ballo, dopo intorno gli si mette i costumi, però alla base principale è una storia che potrebbe anche essere recitata sola. Lui volle che io parlassi con un tono di voce che per tutto lo spettacolo fu molto duro. Una voce bassa. Tutto lo spettacolo così è un po' una bella rottura di palle. Perché poi il pericolo è che il giorno dopo non riesci più a parlare bene. Lavorare vicino a Totò ti metteva un'emozione tale per cui non eri quasi mai rilassato. Le soddisfazioni che può dare una persona che per strada ti ferma e ti stringe la mano e ti dice grazie. E io dico grazie perché. Grazie perché lei ci ha dato delle belle emozioni. Io dico sempre grazie a voi invece. Perché ci fate campare, ci fate lavorare e ci date le soddisfazioni. Una stretta di mano vale più di un premio Oscar, credete. Noi, perché io mi reputo? Perché sono un uomo sereno? Perché ho vissuto in un'epoca migliore di questa. Il problema dei giovani è un problema che mi colpisce profondamente, ma non lo dico perché non capovarmi delle simpatie, perché sono stato giovane anch'io. Però ho vissuto in un'epoca più fortunata di qui. Ne vorrei tanto, veramente, vedervi sorridere più spesso. Essere curiosi allunga la vita. Non la curiosità quella banale, ma la curiosità di sapersi. L'importante è avere tanti interessi, fare bene il proprio lavoro, questo sì, ma avere interessi. Perché non si deve mai una cosa bloccare e circoscriverla nel proprio settore. Questo è sbagliato. Non si cresce mai in questa maniera. Sì, forse si cresce nell'ambito tecnico del lavoro, ma non è la tecnica quella sola che conta, è quello che ci abbiamo dentro, il cervello, l'anima, il cuore. Auguri, auguri, auguri a voi.